Un vecchino va dal fornaio, dice: mi dà 20 kg di pane, ma gli diventa duro, allora 40. Un uomo entra in un bar con un cane, no? Allora vai al bancone e gli fa il cane: te che tu vuoi? Il cane gli fa: io piglio un bitte. Che il barista li guarda, dice: incredibile, un cane che parla. Lo so, dice, ma lo sa che un cane non si c'è da faccio monta i soldi? A me me lo dice, glielo di a lui, può fare il facchino. C'è uno passa davanti a un bar, no? E vede un cartello con scritto fuori: seghe 10 euro, toast 1 euro. Che entra dentro, va dalla signoria Cerdini, dice: che le fate le seghe? Sì, ti lavi le mani, voglio un toast. Allora, c'è un vecchino, ci avrà 90 anni. Ma dai, dottore, no? Che dice: oh, dottore, c'è un mio amico, no? C'ha 2 anni più di me. E lui dice che tromba anche 3 volte al giorno. E io? Dillo anche te! Allora, ci sono due amiche che si incontrano, no? Sicché una gli fa quell'altra: che ti ha portato Babbo Natale? Un cazzo! Che fa a cambio le biciabattine? Ci siete? Sì, vai. Allora c'è un omino, no, va dai dottori. Che dice: dottore, io ho un grosso problema. C'è il problema? Io tutte le mattine alle 8 campo. E che problema c'è? Mi sveglio alle 9. Allora, barzelletta olandese. Ci sono due signorine nelle vetrine in Olanda, no? Amsterdam. E sicché non c'hanno clienti nel momento e si parlano tra di sé. No? Allora una gli fa: dice, che tu gli chiedi te a Babbo Natale? 50 euro come a quegli altri? Was it funny? No. Non le capiscano l'Olanda le barzellette. Allora, ci sono due fratelli, due gemelli siamesi, no? Che vanno dai dottori. Che uno gli dice: guardi dottore, io mi vorrei separare dai miei fratelli, perché mio fratello è gay. E il dottore gli fa: e che problema c'è? E ci sono un culo solo. Allora c'è un signore in macchina, no? Che sta andando verso 130 all'ora, no? Allora lo fermano i carabinieri, no? Che lo fermano, gli dicono: stop, si fermi, scenda. E questo che scende c'ha pantaloni giù, no? Che dice: non solo andava a 130 all'ora, ma c'aveva anche pantaloni giù. Perché andava a 130 all'ora con pantaloni giù? Perché mi hanno detto che questa macchina è 140 ciuccia. Baldi, sparisce sempre. Allora, c'è un ragazzo, va da un uomo, no? Che dice: buonasera, rifà, mi dica. Dice: vorrei chiedergli la figa di sua figlia. Dice: vorrei dire la mano. No, basta con le seghe. E dice: